Eccoci qua insieme, cari telespettatori, ben ritornati. Quest'oggi parliamo di amministrazioni condominiali. Ebbene sì, tantissimi, quasi tutti quelli che ci ascoltano, vivono in strutture un po' articolate, in cosiddetti condomini, quindi raggruppamenti di più edifici che hanno necessità di essere coordinati, guidati nel rispetto delle normative, insomma pagare determinate anche tasse, le bollette e quant'altro e poi eseguire dei lavori ordinari o straordinari a seconda delle situazioni. Ebbene, esiste la figura dell'amministratore di condominio, ma chi è costui? Che responsabilità ha? C'è stata anche un'importante riforma, ha cambiato in qualche modo il ruolo, lo ha incardinato in modo più preciso, gli ha conferito maggiori oneri, maggiori responsabilità, però bisogna capirci qualche cosa in più, perché chi è condomino deve sapere con chi si relaziona, con chi si rapporta, i diritti e i doveri, insomma, di un buon rapporto. E chi amministra deve comprendere che questa è diventata una vera e propria professione. E allora, per capirci qualche cosa in più, apriamo un capitolo. Insieme a un'associazione di caratura nazionale, nasce in Veneto, però poi ormai è nazionale, adesso si regionalizza, che è l'ISIAI Veneto. Abbiamo qui con noi la presidente regionale, l'avvocato Francesca Boniotti, grazie di essere qui con noi, Grazie a presidente. voi. L'architetto Andrea Pinarello, che è vicepresidente dell'ISIAI Veneto. Buongiorno. Poi l'architetto Carlo Pesce, consigliere, sempre all'ISIAI Veneto. Poi Buongiorno a voi. lascerà il posto anche a Monica Babetto, che è la tesoriera. Quindi avremo un po' l'occasione di conoscere varie figure. Cominciamo con lei, avvocato, presidente. Cos'è questa associazione? Ci racconti un po' come mai non se ne è sentito tanto parlare, si sente parlare di altre associazioni così, che caratura ha e perché esiste? L'ISIAI in realtà esiste già da qualche anno, è un'associazione che in realtà è nata proprio nel Veneto e poi, avendo preso piede, si è sviluppata a livello nazionale. Oggi la sua sede generale è a Milano e noi oggi torniamo in Veneto per aprire quella che è la sede regionale. È un'associazione particolare perché si propone nel panorama delle associazioni che si occupano di amministrazioni condominiali di, come posso dire, rappresentare e diventare anche un interlocutore potenzialmente di rilievo anche per le istituzioni per quanto riguarda le amministrazioni condominiali, tant'è che si qualifica come sindacato, libero sindacato di amministratori di immobili. E si rivolge non soltanto agli amministratori, che sono uno del, come posso dire, degli attori che si presentano sul palcoscenico del condominio, ma ha come interlocutori anche proprio i condomini e si rivolge anche a loro per promuovere la figura professionale, come ben diceva lei, dell'amministratore di condominio, ma per promuovere anche una cultura della corretta conduzione dei condomini, del bene comune, che molto hanno a che fare anche con la qualità della vita di ciascuno di noi, perché sono molte le persone che vivono all'interno di condomini e che si trovano molto spesso ad affrontare situazioni che creano anche disagio per il semplice fatto di non andare d'accordo con i vicini, di non avere situazioni di corretta conduzione rispetto alle loro proprietà. E per questo motivo noi vogliamo promuovere questa associazione, questa figura che diventa professionale, ma soprattutto ha una caratteristica multidisciplinare, perché l'amministratore di condominio si occupa di Di ambiti tutto. molto diversi, perché deve gestire la contabilità del condominio, che comporta anche oggi oneri fiscali molto importanti e quindi richiede anche delle competenze sotto quel profilo, ma richiede anche competenze tecniche, perché tutte le volte che dobbiamo intervenire su un fabbricato, dobbiamo interloquire con dei professionisti e dobbiamo ovviamente, ponendoci come committenti e come rappresentanti dei committenti, anche avere delle competenze comunque di base che ci permettano di
come posso dire, avere cognizione di quello che andiamo a richiedere ai nostri fornitori. E ci richiede anche di saper gestire delle dinamiche umane alla fine delle relazioni, perché come dicevo prima, vivendo a stretto contatto si sviluppano dei propri rapporti, sono delle piccole comunità, i condomini, che a volte non sono neanche tanto piccole. Infatti stavo pensando, ci sono comunità belle estese, soprattutto in certe realtà, e sono difficili tra l'altro, perché poi dipende, immaginiamo sempre i condomini tranquilli. Io mi sto confrontando con una bellissima realtà a Mogliano, dove sono amministratore di un super condominio, che è sostanzialmente quella situazione che si verifica quando diversi condomini hanno tra di loro in comune un qualche cosa. E questo qualche cosa che questi condomini anche molto grandi hanno è un bellissimo parco. È un vero e proprio parco che potrebbe essere e viene molto spesso scambiato anche per un luogo pubblico dalla sua vastità, e sostanzialmente le famiglie che sono compartecipi e comproprietarie di questo parco sono quasi un migliaio. Quindi è praticamente un piccolo paese, se vogliamo, con tutte le peculiarità che derivano dal fatto di avere numeri così ampi, ma comunque in un contesto edilizio privato. Assolutamente, cioè, ma è un unico, ma io finora non ho sentito null'altro di simile, ed è effettivamente molto, come posso dire, interessante la gestione di questa realtà anche dal punto di vista delle dinamiche che si sviluppano all'interno. Non oso pensare le dinamiche. Beh, tenga presente che io come amministratore del supercondominio mi occupo solo della gestione di questa parte comune, poi ogni condominio ha il suo amministratore che si occupa della luce. Quindi del il super amministratore, chiamiamolo così. Sì. Esiste anche. Non ho il mantello rosso e non ho la tuta con la S sopra, però si può dire così. Infatti, adesso chiedo anche a lei, ma dopo un po' gettatevi la domanda perché immagino le competenze. Che cosa è cambiato nel tempo? Quindi facendo anche un po' un percorso storico, questa figura è anche per capire, lei tra l'altro è anche giovane, se può essere allettante intraprendere da parte dei giovani, visto che ci sono tante realtà e a volte non è semplice trovare amministratori di condominio che dedichino il dovuto tempo a questo lavoro. Siamo arrivati, è stato anch'io una condomina, a dei paradossi in cui magari l'amministratore non puoi neanche telefonare, non puoi neanche sentirlo, cioè, perché è troppo impegnato, è il che dici ma... Oddio. Vabbè, di sicuro è una figura professionale che negli ultimi anni ha avuto una forte evoluzione, soprattutto come diceva l'avvocato, perché le materie all'interno del condominio sono molte, quindi diciamo che dovremmo sapere un po' di tutte le materie, sia quella fiscale, legale e soprattutto anche poi tecnica. Diciamo che per un giovane potrebbe essere una buona aspettativa. Una buona strada, io l'ho intrapresa e faccio anche un passo indietro grazie appunto alla fondatrice e l'ideatrice della LISIAI nazionale, la dottoressa Giovanna Boniardi, la quale diciamo che mi ha insegnato la professione dell'amministratore. Professione che per me è man mano cresciuta, è iniziata un po' anche per gioco, come secondo lavoro. Io facevo l'architetto in uno studio, ho iniziato per gioco a fare l'amministratore condominiale e adesso diciamo che è diventata la mia principale attività, che ha i suoi pro e i suoi contro, un po' come tutti i lavori, ma che mi sta dando anche dei buoni risultati e sto trovando anche delle gratificazioni che provengono da quella parte magari a cui non ti aspetti, cioè il condomino, cioè sentirsi dire mantenere un rapporto con il condomino, queste persone benedette. E sentirsi dire che hai fatto un buon lavoro è gratificante, ti dà comunque la possibilità di portare avanti bene l'operato. Ecco, mi viene spontanea una domanda in base anche a quello che lei ha detto, ma amministratore di condominio si diventa con l'esperienza sul campo seguiti da un dominus che insegna o c'è una scuola, c'è una preparazione, vista la normativa sopraggiunta e appunto la poliedricità di figure che si vengono a rivestire, da quella di conoscenze, certo, competenze legali, anche architettoniche, normative sulla sicurezza, insomma e quant'altro, tutto quello che ne viene. Beh, l'ISIAI, l'ISIAI Veneto proprio si adopera in questa maniera per fare anche corsi di formazione, quindi noi organizziamo corsi di formazione, quindi a breve ci sarà anche l'inizio di un corso base per amministratori di
il condominio, che è un requisito fondamentale per svolgere l'attività di amministratore professionista. Quindi questo è il primo, diciamo, step che chi vuole affrontare questa professione deve passare. E successivamente comunque ci sono ogni anno dei corsi di aggiornamento obbligatori, la formazione obbligatoria continua, come ci sono anche negli altri ordini professionali. C'è un titolo di studio minimo richiesto? Diploma di laurea. Di scuola superiore. Superiore, sì. Però poi diciamo che la professione si impara sul campo, diciamo di sì, perché proprio anche i rapporti con il condomino nel corso base non ti vengono insegnati, uno li impara sulle proprie spalle. Ma come ad esempio l'avvocato, il rapporto col cliente, non è che certo. L'università ti insegnano deontologia del rapporto cliente-professionista. Sì, prego. Poi volevo anche dire che appunto al di là dei condomini, grossi condomini o super condomini, noi ci confrontiamo anche molto spesso e sempre di più con quelle realtà proprio minime di 5 unità abitative, dove la legge oggi consente di non avere un amministratore professionista. Molto spesso infatti diciamo che l'amministratore lo svolge un condomino stesso, quindi mantiene la contabilità, paga le bollette, paga quelle piccole... Ma attenzione, perché non è più così semplice come una volta. Non è più così semplice, infatti sempre di più siamo chiamati a prendere in mano delle gestioni familiari, se possiamo così dire, proprio perché chi le stava facendo finora non se la sente più di portare avanti determinate responsabilità, perché poi ci sono le responsabilità in capo che vogliono, non hanno più intenzione di portarle avanti, e quindi chiamano noi in supporto. No, volevo chiedere un po' anche a lei, ragioniere architetto. Ci sono stati diversi spunti che sono emersi anche in modo interessante, ma perché un'associazione, ce ne sono tante, per gli amministratori? Perché chi ci ascolta dirà a un'altra associazione, però tante volte noi invitiamo anche ospiti, abbiamo delle partnership con gli ordini professionali, degli avvocati anziché dei commercialisti, notai e così via, e ci raccontano perché è importante un ordine professionale, per spiegare che anche se in Europa non hanno, nel mondo non hanno ragione d'esistere, adesso stanno dando una ragione d'essere, e quindi chi è iscritto all'ordine dà una garanzia a colui che si rivolge a queste figure che ci sia una professionalità, eccetera. E un'associazione professionale invece? Sì, infatti diciamo che lo scopo è proprio quello di innanzitutto creare anche una sorta di supporto a quelli che sono tutti naturalmente gli amministratori che sono in campo, che tutti i giorni lavorano con molta, diciamo, perseveranza e anche impegno, e soprattutto per dare anche delle linee guida per quelli che sono i lavori e tutte, diciamo, le operazioni da svolgere nell'ambito delle amministrazioni di condominio. È chiaro che la formazione, come si diceva prima, è un elemento fondamentale, perché proprio per, allora, sia per le, diciamo, sopravvenute legislazioni nuove, e ovviamente come si diceva anche, come diceva giustamente l'avvocato prima, ma anche per diciamo dare supporto alla, sia per le parti tecniche, fiscali piuttosto che legislative. Ecco che quindi che un ordine di amministratori o nel caso specifico un'associazione può essere di supporto e di aiuto in caso di difficoltà anche per gli amministratori che tutti i giorni, come si diceva prima, e soprattutto perché le nuove leggi comunque che vengono modificate eccetera, diventa difficile per un amministratore che è sul campo magari 10-12 ore al giorno essere costantemente aggiornato su tutto quanto. Pertanto il supporto, sì, proprio quello che anche l'ISEA vuole dare oltre agli amministratori è un supporto proprio al condomino, quindi quello che vorremmo fare noi. Quindi vuol dire che anche i condomini possono rivolgersi a voi in qualche modo. Esattamente, quello che noi vorremmo anche fare è quello di fare dei convegni e quindi degli incontri proprio rivolti al condomino, proprio per spiegare ed educare il condomino a che cos'è il condominio,
perché molto spesso ci sentiamo dire che il condominio è solo una spesa. In realtà il condominio fa parte, è una parte di casa loro, quindi sì, ma viene accantonato tra le cose che devi fare, come le tasse, no? La tassa, esatto. arriva la mazzata dell'amministratore, perché la raccomandata dell'amministratore è sempre un incubo, fa parte dell'incubo tasse, e non viene vissuta, no, assolutamente e non viene vissuta bene. Perché è mancanza anche di conoscenza di quali sono, diciamo, le situazioni oggi da dover rispettare da un punto di vista legislativo, ma è da un punto di vista tecnico, e quindi va comunque spiegato al condomino stesso quelle che sono, diciamo, le incombenze condominiali. Certo. Quindi l'ISIAI si rivolgerà anche al condomino proprio per renderlo edotto e porlo a conoscenza di queste determinate situazioni. Avvocato, le chiedo questo, rientra tra le competenze di questa associazione, non so risponde il vicepresidente, adesso non so, chiederei il presidente, tipica vicenda, si cambia amministratore condominiale, non sai a chi rivolgerti perché non tutti operano bene, insomma, molti si lamentano, cioè ci si sente più confrontandosi con le persone che si lamentano del proprio amministratore che non chi è pienamente convinto, ecco, felice e sereno. Ecco, è un'associazione dove dire per la zona X dove uno risiede, esiste un professionista che abbia spazio, un po' come il medico di base. Sì. Che abbia spazio e tempo, che sia un professionista che ti dà anche garanzie. E che venendo promosso o comunque proposto, bravissima, da questa associazione, esatto, si possa presumere abbia, esatto, delle, esatto, è quello al quale puntiamo in realtà, è proprio quello al quale perché quello puntiamo. È il grande dilemma, perché soprattutto per magari certi, io penso anche certi comuni, non è facile. Ma infatti quando lei ha posto la domanda, dottor Pesce, rispetto alla ragione di un'associazione come l'ISIAI in un contesto dove non ci sono albi e non ci sono, ma è proprio perché non ci sono albi che le associazioni di categoria diventano così importanti, perché diventano quello strumento che può promuovere la figura professionale dell'amministratore e può favorire anche il fatto che siano gli amministratori stessi a riconoscersi come categoria e a sviluppare delle pratiche virtuose anche nei rapporti tra di loro, per esempio. Un momento molto delicato che tutti noi affrontiamo nel nostro lavoro è quello del passaggio delle consegne da un amministratore all'altro, sia che siamo amministratori che subentrano a un predecessore, sia che siamo amministratori che a nostra volta dobbiamo consegnare la documentazione che riguarda il condominio a qualcuno che arriva dopo di noi. Questo passaggio molto delicato viene interpretato secondo ovviamente le caratteristiche, i codici anche etici, se vogliamo, che ognuno di noi ha nella propria vita, nella propria storia professionale. Se invece riuscissimo a individuare delle prassi e a codificarle, sì, almeno in prassi virtuose, questo agevolerebbe ovviamente gli amministratori, ma in seconda battuta anche gli amministrati, perché chiaramente la possibilità di accedere a tutta la documentazione condominiale in un ragionevole lasso di tempo mette in condizioni chi deve lavorare di lavorare bene. Assolutamente. Ovviamente. Ecco, quindi tanto per dire. Ma anche la prima un'altra cosa, cosa di passaggio, ma anche io penso, lei ha detto che vi rivolgete anche ai condomini, quindi a chi viene amministrato. L'acquisto di una nuova casa, l'entrare in un nuovo contesto. Pare assurdo, ma a volte non ci si rivolge, non viene neanche da pensare a rivolgersi all'amministratore di solito condominio. Si rivolgono invece all'amministratore per chiedere informazioni quelli che hanno spese, già avuto una brutta esperienza, esatto. Quelli che sono già rimasti scottati, che magari hanno comprato una casa bellissima, ma in un contesto che si è rivelato per vari motivi non altrettanto piacevole. Terrificante. Esatto, e quindi poi facendo tesoro dell'esperienza precedente, allora successivamente fanno una telefonata prima all'amministratore, chiedono delle informazioni, ovviamente nel rispetto della privacy alla quale siamo tenuti, per capire le dinamiche. Anche il contesto è fondamentale, anche questo. Sì, ma anche aspetto, le spese che ti aspettano. L'entità delle spese, certo. L'entità delle spese, certo. Quante sono, insomma, ci ma sono anche tanti il semplice fatto, mi immagino la coppia giovane che deve comprare la sua prima casa e vede un appartamentino da ristrutturare, si fa due conti e arriva giusta giusta e poi viene fuori che devono rifare tutte le
assemblea condominiale subito successiva a quella in cui hanno comprato, vengono deliberati lavori di ristrutturazione che erano, come posso dire, in preventivo da farsi da anni, perché sono cose che poi magari tra il dire e il fare ci vuole sempre e si ritrovano a doversi far carico di una quota di queste spese, perché chiaramente avendo comprato una casa quelle parti comuni sono anche loro, sì. E quindi a dover far rientrare nel loro budget anche questa ulteriore spesa, anche questo chiaramente può incidere sulla qualità della vita poi alla fine di sì, questa coppia. Mi allaccio a questo discorso anche per dare un consiglio a chi ci ascolta di chiedere in sede di atto notarile una liberatoria da parte dell'amministratore che le spese condominiali ad oggi sono completamente sostenute. Ah, bravissimo, perché, questa è un'altra cosa un che non si... aspetto poi che qualcuno che compra casa in questo argomento qui poi magari si ritrova a dover sostenere le spese pregresse, non tutte ma alcune, di chi c'era prima. E quindi questa è un'altra... un consiglio, lo stanno sempre facendo sempre di più, sì. Anche i notai lo richiedono sempre. Appunto, avere anche, però può capitare che sfugga questo piccolo particolare, che poi non è piccolo. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme.